Siamo entrati dal civico 174 di Corso Umberto I. Al secondo piano, meraviglia delle meraviglie, troviamo questo bellissimo chiostro degli Agostiniani, salvato grazie alla munificenza dei proprietari, gli Ascarelli. Era destinato alla demolizione con il rifacimento della città a seguito della legge sul risanamento della città di Napoli. Il convento degli Agostiniani fu edificato da Carlo I d'Angiò, Carlo II lo Zoppo e completato sotto Roberto d'Angiò. Questo chiostro è stato completamente rifatto nel 1624 dall'architetto Gian Giacomo di Conforto. Successivamente vi ha messo mano anche il Picchiatti, come ha messo mano alla chiesa. Il chiostro attuale quindi presenta elementi architettonici legati al barocco napoletano. 16 colonne ben impostate che reggono archi a tutto sesto. Gli archi alternano la pietra di Piperno alla pietra di marmo di Carrara. All'incrocio degli archi abbiamo dei clipei con dentro delle statue a mezzo busto di santi agostiniani. Ci troviamo all'ingresso della sala capitolare, una sala bellissima di epoca angioina. La volta costolonata si regge su due colonne materiale di spoglio proveniente da un antico tempio pagano dedicato a Giove. Alla base delle colonne abbiamo un capitello dorico rovesciato, mentre i capitelli sui quali si innestano le volte costolonate sono capitelli di epoca sveva. Questa sala è ricordata col nome di Sala Masaniello, perché proprio in questa sala fu fatto il processo a Tommaso Anello d'Amalfi dopo la sua morte. Il complesso fu acquistato dalle figlie della Carità di San Vincenzo de Paolo, le famose suore Cappellone, col il cappello bianco con le ali, le quali però lo acquistarono per 137 lire, ma poco dopo furono invitati a venderla alla Società per il Risanamento di Napoli, che qui doveva costruire il palazzo, per la bella somma di 200.000 lire. Quindi un bell'affare per le figlie della Carità.